a una portaerei. Immaginate quanto tempo ci vuole a far cambiare rotta una portaerei. E questo è il tempo che noi stiamo impiegando per fare questo. Poi, una volta che la portaerei ha cambiato rotta, inizieremo a navigare veramente nella direzione giusta. Io adesso vi presento altri due nostri portavoce a Roma, Giulia Sarti e Carla Ruocco. Scorsa legislatura in commissione giustizia, Carla invece era in commissione finanze e io ho fatto parte anche della commissione antimafia insieme a Mario Giarrusso che avete sentito prima. Allora, siamo in un momento decisivo, un momento storico fondamentale, importantissimo. Io capisco che magari per tanti di voi, no, pensate e penserete, come anche pensiamo noi, ma ce la faremo, ci siamo finalmente arrivati. Riusciremo veramente ad avere un governo che cambi questo paese dall'A alla Z, ma in meglio finalmente, non in peggio, dimenticandoci le cose del passato. Noi intanto possiamo dirci una cosa questa sera, che ieri finalmente siamo arrivati a stabilire i punti di questo contratto di governo che lunedì verrà poi presentato al Presidente della Repubblica, e per la prima volta in questo paese, in questo contratto di governo, finalmente non ci sono gli scambi di poltrone, ma c'è semplicemente il tema dei temi del Movimento 5 Stelle che abbiamo raccontato in questi anni, da quando siamo nati, quello che abbiamo detto in campagna elettorale, i nostri 20 punti per la qualità degli italiani, uniti a punti e parti del programma dell'altro partito che era al tavolo di contrattazione con noi, che è la Lega. Ora, per la prima volta finalmente siamo riusciti a tenere fuori da questo giochino sia il PD renziano, sia Silvio Berlusconi e Forza Italia. Ed è già un risultato solo questo, perché scusate, ma dopo così tanti anni, se noi avessimo voluto avere le poltrone, fare un governo, noi il giorno dopo l'elezione avremmo potuto farci il governo insieme a tutta la coalizione di centrodestra, avremmo avuto di nuovo il partito di Berlusconi che governava questo paese, che non avrebbe assolutamente cambiato una mazza come non lo ha fatto il partito di Renzi in questi anni. Però ci sono tante cose che in questo contratto di governo devono essere raccontate, devono essere spiegate. Ci sembra di essere in questa situazione simile prima voto 4 dicembre 2016. Ve lo ricordate quando prima del 4 dicembre sembrava che in questo paese dovesse esserci l'invasione delle cavallette se avesse vinto il no? E invece in quell'occasione, nonostante i problemi causati dalle dichiarazioni a livello europeo, anche lì sembrava che spread o indici ci dessero la nostra economia che stava per andare in default, eccetera, eccetera, e invece con il voto del 4 dicembre gli italiani abbiamo dato tutti una sonora lezione di democrazia a coloro che volevano sventrare la nostra Costituzione, cambiare 40 articoli alle spalle dei cittadini senza essere stati eletti da nessuno per fare quei cambiamenti che non dovevano esserci, e per fortuna li abbiamo fermati. Ora guardate, siamo in una situazione simile perché anche in questi giorni ne stiamo sentendo di tutto, dallo spread che in realtà è 50 punti sotto quello che era l'anno scorso in questo periodo. Questa mattina addirittura ho letto un'agenzia specializzata, l'Agitem si chiama, ecco, è arrivato Luigi Di Maio nel frattempo con gli altri nostri colleghi, Riccardo Fraccaro, intanto li accogliamo con un bel applauso, Emilio Carelli, Riccardo Fraccaro. E allora, vi voglio dire una cosa importante, perché questa agenzia di cui vi parlavo questa mattina diceva lo Stato italiano perderà 5 miliardi se entreranno in vigore i punti del contratto del Movimento 5 Stelle e della Lega, perché la lotta che faremo contro il gioco d'azzardo potrebbe causare un buco nello Stato di ben 5 miliardi. Non dice nessuno però quanti di questi miliardi, purtroppo, quanti miliardi utilizza l'Ndrangheta, utilizzano le mafie straniere per riciclare denaro sporco e arricchirsi ancora di più proprio grazie alle macchinette, alle slot, al gioco scommesse. Abbiamo visto inchieste mastodontiche di riciclaggio di denaro, di corruzione in questi anni, e nessuno mai ha avuto il coraggio di fare delle cose semplici, come ad esempio cominciare a demolire queste pubblicità sul gioco d'azzardo, come fare tanti
tante misure proprio per cercare di sanare delle situazioni invivibili per i nostri territori, da nord a sud. Allora, il programma della giustizia che abbiamo visto e che abbiamo scritto in questo contratto di governo è amplissimo. Finalmente c'è la riforma della prescrizione che aspettiamo da anni, finalmente processi che cercheremo di rendere più veloci, certezza della pena finalmente visibile per tutti. Abbiamo veramente anche delle misure sulla corruzione, contro la corruzione, preventive, non più facciamo arrivare la magistratura dopo, ma preventive. Abbiamo l'agente provocatore, ve lo immaginate l'agente provocatore, questo funzionario delle forze dell'ordine che magari va dal politico, come succede anche in altri stati, e gli offre la mazzetta? Praticamente demoliamo quasi l'intera classe politica del paese, a parte quelli sani e onesti, però è per dirvi che ci sono misure che anche nelle amministrazioni locali avranno i loro frutti e vedranno finalmente un risultato. Chi denuncia nelle pubbliche amministrazioni verrà tutelato, chi ha il coraggio di denunciare i reati con le norme che abbiamo previsto per i whistleblower, si chiamano, coloro che appunto cercano di denunciare quello che succede dentro gli uffici comunali, dentro i posti di lavoro, e spesso vengono abbandonati. Dobbiamo ribaltare il sistema, dobbiamo far vincere il nostro modo, questo approccio legato ai temi e non allo scambio, come dicevo prima, delle poltrone. E quindi è per questo che questi per noi sono punti fondamentali, sono punti importanti, e cercheremo di attuarli fin da subito. Ma c'è bisogno del vostro aiuto, perché anche dai comuni può partire una rivoluzione immensa. E abbiamo già tanti comuni dove governiamo e dove le cose stanno andando bene, che se ne dica. A Roma, nonostante tutto, l'amministrazione Raggi ha ottenuto dei risultati immensi, perché finalmente si fanno delle gare pubbliche, finalmente non c'è più la chiamata all'amico dell'amico, l'incarico all'amico dell'amico. A Ostia, anche lì stiamo facendo una battaglia durissima contro il Campasciani, il Canspada, i Cantriassi. Stiamo finalmente dando battaglia, e lo stiamo facendo perché in questo paese, come dicevamo prima, ne abbiamo abbastanza. Noi abbiamo battagliato in questi anni dentro il Parlamento, ma voi lo avete fatto sui territori e lo fate nella vostra vita, spero, ogni giorno. Questo senso di indignazione che abbiamo, trasformiamolo in rabbia sana, trasformiamolo nel voto che serve per avere degli amministratori comunali decenti, per avere dei sindaci che finalmente possano portare un po' di luce nelle nostre città, e per avere finalmente un governo che funzioni. Non servo delle lobby o di qualche burocrate europeo, ma servo dei cittadini italiani. Lascio la parola a Carla. Grazie, grazie Giulia, bellissima. Intanto grazie di essere qui, grazie di essere sempre presenti. Noi stiamo facendo insieme questo percorso da anni ed anni. Io sono una veterana, quando eravamo pochissimi, quando il sogno di Gianroberto sembrava veramente la visione di un genio, e invece adesso ce l'abbiamo tra le mani, siamo ad un passo, siamo ad un metro veramente per la realizzazione di un governo che dà un futuro a questo paese che lo merita, a noi italiani che la mattina facciamo sacrifici, ad un paese che è grande, che è importante, che ha avuto una storia, che ha avuto, i nostri genitori hanno cercato di consegnarci un paese con una dignità che questa gente strappa via quotidianamente, e adesso noi ce lo riprendiamo. Non c'è più spazio per queste persone, abbiamo detto che eravamo incompatibili fin dall'inizio, e noi garantiremo e stiamo per garantire finalmente un governo diverso. Un passo diverso. Esiste l'Italia, esistono i nostri diritti. Io mi sento molto vicina al vostro territorio, perché sono stata 5 anni in Commissione Finanze, ho partecipato, sono stata commissario della Commissione d'inchiesta sui reati bancari, e voi qui avete perso fior di soldi per mano di imbroglioni che hanno turlupinato delle persone oneste, dei risparmiatori che avevano messo da parte del denaro con il loro sacrificio di una vita. E allora cosa dice il nostro contratto? Dice cose per rendere normale l'Italia. La tutela del risparmio dovrebbe essere una cosa normale ed acquisita. Una persona dovrebbe andare in una banca con fiducia. Una persona dovrebbe pagare le tasse con la consapevolezza
che quella tassa ritorna attraverso un servizio dignitoso e non si disperde in rivoli e corruzione. Questo diciamo, ma è tanto difficile tutelare il risparmio, tanto difficile tutelare la dignità del lavoro. Io penso che ci vogliano solo persone pulite, persone che sono cittadini, che mettono piede nelle istituzioni e che devono tornare presso le loro comunità e vogliono vedere quella comunità dove devono tornare migliorata. Devono avere una missione. Quando si va in quei palazzi non bisogna isolarsi. Infatti noi siamo rimasti gli stessi dal primo giorno e la gente ce lo riconosce. Venivano i risparmiatori durante la commissione d'inchiesta, venivano i risparmiatori, ci raccontavano le loro bruttissime avventure e noi abbiamo portato alla luce tante menzogne, tanti misfatti che ai danni della persone per bene sono stati commessi. Ma la finanza è piena di sprechi, di rivoli, di miliardi di euro che sono stati buttati al soldo delle banche d'affari. Allora dicono: dove prendete i soldi per le vostre coperture? Vai a vedere dove li prendiamo. Allora abbiamo fatto delle interrogazioni parlamentari, dei question time a risposta immediata in commissione, con grande difficoltà abbiamo strappato delle informazioni che volevano tenersi riservate sui derivati e siamo andati a vedere che abbiamo perso noi di tasca nostra 8 miliardi di euro di derivati soltanto per l'anno 2016 e neanche potevamo avere la dignità di saperlo. Allora il nostro programma parla di trasparenza su questi contratti. È tanto difficile. Se io firmo un contratto, perché poi il tesoro lo firma a nome di noi tutti, non è che i soldi ce li mette il ministro o il direttore generale del tesoro che va a firmare quei contratti, anzi spesso e volentieri quella gente è andata poi a lavorare nelle banche d'affari che quei contratti li ha stipulati ai danni nostri. E a noi rimangono i debiti, i miliardi di debiti, che poi dobbiamo ripagare. E allora ecco che i servizi, noi paghiamo le imposte e non ci ritornano i servizi. È un contenitore bucato. Allora è tanto difficile mettere insieme un po' di buonsenso e di persone appassionate, di gente che ha visto sulla propria pelle. Io i figli a scuola, tutti i giorni vivo i disagi, ci ho tenuto a credere ancora nella scuola di Stato, nella scuola dello Stato, la scuola pubblica, l'istruzione deve essere di tutti. La cultura deve essere a portata di mano di ognuno di noi gratuitamente. Non ci devono essere discriminazioni, non ci deve essere un padrone che dice quello che devi studiare. Non deve essere una proprietà privata la cultura, deve essere nostra. E allora ti rendi conto che tutto quello che noi diamo si deve trasformare in servizio. E ognuno di noi deve collaborare e deve contribuire, come dice la Costituzione, a che quei servizi vengano erogati in maniera dignitosa a tutti, a chi ne ha più bisogno e poi a tutti noi che ne facciamo parte di questa comunità. A nessuno deve mancare il necessario e tutti dobbiamo in maniera meritocratica realizzare in un paese normale, normale, perché vogliamo un paese normale, dove il diritto sia un diritto, un qualcosa di serio, e tutto questo venga rispettato. È così difficile, sembrava così difficile, ma adesso siamo ad un passo da tutto questo. Grazie. Emilio Carelli e Riccardo Francano. Buonasera a tutti. E la mia gioia è veramente grande essere qui con voi questa sera. E poi l'ho detto altre volte, sapete qual è uno dei momenti più belli di questo percorso politico che sto facendo ormai da un anno? È proprio quando incontro le persone come voi, incontro le persone del Movimento 5 Stelle, perché qui in questa piazza, in questo momento, c'è il Movimento.
il Movimento 5 Stelle fatto di persone che vogliono cambiare una politica che negli ultimi 20 anni, come sapete, ha fatto tante promesse e non le ha mai mantenute. Qualcuno l'ha chiamata democrazia partecipata, questa, ed è una cosa bellissima. Io ho vissuto una grande emozione ieri e oggi, quando ieri migliaia di persone sono state chiamate nostre del movimento, noi siamo stati chiamati ad approvare un contratto di governo per la prima volta nella storia della politica italiana, fatto in modo trasparente fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un contratto di governo che ha ottenuto, come sapete, oltre il 94% dei voti e dei consensi. Ed oggi e domani nei nostri gazebo la gente va, partecipa, interviene, vuole conoscere, vuole vedere i punti, vuole discutere. Ecco, questa è una democrazia, un tipo di partecipazione che negli ultimi anni era sparita dalla politica. Gente normale, gente come me, come voi, professionisti, operai, impiegati, studenti, disoccupati. E diciamo che un po' questo è stato, sono stati tutti i valori che mi hanno convinto a partecipare a questa avventura, a mettere a disposizione quella che era un po' la mia esperienza per il movimento, per ottenere gli obiettivi del nostro programma. Come sapete, obiettivi nati dalla testa ma anche dal cuore, obiettivi che vogliono dire onestà, onestà politica, onestà intellettuale, ma anche onestà nei fatti, vuol dire fine dei privilegi della politica, vuol dire rilancio dell'economia, aiuto ai meno abbienti attraverso il reddito di cittadinanza, vuol dire meno tasse per le imprese e per le persone, per tutti noi. Vuol dire insomma un altro modo di vivere e partecipare alla politica in modo molto più onesto. Ecco, quando Luigi Di Maio, che tra l'altro è arrivato, è qui dietro il palco, tra poco parlerà a tutti voi, e quando il nostro capo politico mi ha chiesto di venire qui ad Ancona per portarvi un saluto, ho accettato con grande entusiasmo, anche perché mi ha detto che avete una candidata sindaco del Movimento 5 Stelle che è molto preparata, la nostra Daniela Diomedi, che ha grandi chance di cambiare le cose. E quindi ho accettato volentieri di venire qui, anche perché è ancora una città splendida e ci sono tante cose che si possono fare, come sapete, il rilancio del porto commerciale, ma soprattutto del porto turistico, l'accoglienza dei tanti turisti che continuano ad arrivare anche attraverso le navi da crociera, un patrimonio artistico e culturale da valorizzare, una città che ha 2400 anni di vita, che è stata fondata dai greci, che è un patrimonio artistico bellissimo che va valorizzato, ma poi anche la sanità, la cura degli anziani, ecco, tutte queste cose, il rilancio dell'occupazione giovanile, ecco, tutte queste cose sono i primi posti degli impegni che il Movimento 5 Stelle attraverso la sua candidata sindaco Daniela si prende nei confronti, impegni che vengono presi nei confronti della popolazione e della gente qua. Quindi il mio invito questa sera, ed è una cosa, una sorta di domino che vi propongo, tornando a casa nei prossimi giorni coinvolgete altre 3 persone, spiegate loro cosa facciamo noi, cosa fa il Movimento 5 Stelle, spiegate loro l'impegno, l'onestà delle persone, di tutti noi che viviamo nel Movimento 5 Stelle, e convincetela a votare Daniela. Questo sarà un modo, quindi parlate con i vostri familiari, parenti, amici, i vicini di casa, quelli che incontrate sul lavoro, a scuola, colleghi, e convincetevi di questo, perché solo in questo modo potremo vincere. Quindi il mio augurio a tutta la città di Ancona è che Daniela Diomedi sia poi il prossimo sindaco di questa bellissima città. Caro saluto a tutti. Buonasera Ancona. Ero qui che vi osservavo dal palco e devo dire che vedere così tanta gente dopo quasi più di 2 mesi dalle elezioni è emozionante. Poi vedere anche un padre con un bambino piccolo in braccio che sta qui la sera ad ascoltarci è veramente commovente e sinceramente mi riempie di emozione e mi fa capire
quanta responsabilità abbiamo tutti noi in questo momento storico. E mi fa capire che adesso non possiamo più fare, nessuno di noi può fare un passo indietro. E adesso è il momento di prendere, di prenderci la responsabilità di portare avanti questo paese, di realizzare quello per cui abbiamo lottato. Quanta strada abbiamo fatto? Quanta strada abbiamo fatto tutti insieme? Siamo partiti tanti anni fa, tutti insieme, senza l'idea di candidarci alle elezioni comunali, nazionali. Volevamo semplicemente portare dei temi all'attenzione pubblica. Vi ricordate? Riempivamo le piazze per raccogliere le firme e portarle ai politici di allora, chiedendo di realizzare queste nostre idee da cittadini sovrani. E cosa facevano con quelle firme? Le mettevano in un cassetto e le buttavano via. Allora nasce il progetto del Movimento 5 Stelle, tanti anni fa. E volevamo entrare nei palazzi, riprenderci il potere come cittadini per istituire quel potere al popolo sovrano, con gli strumenti di democrazia diretta e partecipata. Dire che se il vostro rappresentante domani non facesse